Dopo Too Fast, Too Furious abbiamo realizzato Fast and Furibond. Finalmente è arrivata l'estate. In collaborazione con Così per un mese non ci scassi più il cazzo. Vecchio infame film presenta Adrenalina al 100%. Gare clandestine senza precedenti. Gomme che stritolano. Sono queste le componenti del film più coinvolgente per gli appassionati delle quattro ruote. Fast and Furibond. If you got a system in the trunk, shoes on the whip and you rolling up a blunt. Peel off. What you gonna do? Peel off. Fast and Furibond. È la storia di Brian di Lerniabus, un giovane poliziotto in borghese che si infiltra in una gang guidata da Domenico Torello e con lobby delle corse d'auto clandestine. Fast and Furibond. Fast and Furibond. Facciamo così. Scommetto $5,000, l'orologio cucù di mio nonno, la prugna della mia donna, no, che questa gara la vinco io. Ok, ok, Smith. Ci sto. Io mi gioco il numero di telefono della Canalis, però, due biglietti per il concerto di Cocciante. Bello. E sei figurine della Sampdoria. Minchia, scommetti pesante, fratello? Io non ho limiti, lo sai. Pronti? Partenza? Via! La band di Torello è anche sospettata di essere l'artefice dei ripetuti assalti su strada ai camion che trasportano preziosi carichi elettronici. Vai Jack, prendi quello. Ok, dammi una mano. Serviva una spia, un agente pronto e preparato a tutto. Brian di Lerniabus. Brian, la banda di Torello è sospettata di diversi reati. Devi inserirti nella loro cumpa e cercare di conoscere tutti i loro segreti. Non c'è problema, capo. Mi serve un mezzo potente per inserirmi nel gruppo. Una Lamborghini Lusselago. Ma che Lusselago? Lusselago. Tomo. Lago di Garda. Una Lamborghini Lusselago. Oh, fammela, chita mudo. Murselago. Una Lamborghini Lusselago. Oppure una Chevrolet Corvette o una Chrysler Viper. Oppure una Chevrolet Corvette, oppure Piazza Corvette, una Silver Viper. Una Survater. È Survater, che ce n'è? Una Corvette, una Chevrolet Corvette o una Chrysler Viper. Vattene, vaffangula storico, so che mi vuoi sbagliarmi. Vuoi dirmi che tu riesci a leggere Chevrolet? Oppure una Chevrolet Corvette o una Una Chevrolet Corvette. Oppure una Chevrolet Corvette. No, Chevrolet. Chevrolet. Una Chevrolet Corvette. Chevrolet Corvetto. Corvetto, sì. Oppure una Chevrolet Corvette. Chevrolet Corvette. Chevrolet Corvette. No, cervo, che è la grappa del cervo. Chevrolet Corvette. Bravo! Bravo! O una Chrysler Viper. Una Chrysler Viper. Oppure una Chrysler. Bonnie e Clyde. No, Chrysler Viper. Oppure una Chrysler Viper. Viper. Che è quello per... Viper, sei scritto qua. Quello per le zanzare. Ma va a pancula sotto. Chrysler Viper. Oppure una Chevrolet Corvette. Valper, perché Chrysler si è stato sulle montagne? No, siete figlio di puttana. Chrysler Viper. Chrysler Viper. Fast and Furibond. Fast and Furibond. Brian si presenta alla cumpa del boss Torello. Torello. E tenta in qualche modo di farsi inserire. Di farsi inserire. Ehi, ehi, guardate quel terrone con la 131 Mirafiori. Ma come? Ciao ragazzi, sono Brian. Ho saputo Braille, che sei cieco. Braille, il presidente dell'orologio. No, Brian, come Brianino. Ciao ragazzi, sono Brian. Ho saputo che qui fanno le scommesse clandestine. Perché? Vorrei mica gareggiare con sta lavatrice con le ruote. Oh, io ti svernicio le portiere col mio bolido, hai capito o no? Gli ho messe 600 cavalli e 40 ciucci. Ho due turbine a rotazione e un bel motore a 12 cilindri. Le vostre cagate di macchine ve le brucio, avete capito? Ve le brucio queste cagate di merda. Dai, pagliaccio, ci vediamo stasera alle 00 al parcheggio dell'S Lunga, ok? Presentati col mezzo, Tamano. Ma state zitto, 00, vi do due zerate nel culo a tutte. A mezzanotte, ignorante. A mezzanotte va la donna del piacere e in mezzo all'oscurità un dente ti cadrà. Ma in culo te lo puoi tenere. Fast and Furibond. Fast and Furibond.
furibondo e furibondo, no, no. Ha sbagliato talmente tanto che non ho capito un cazzo del film. Tra poco la seconda parte, che è leggermente più chiara perché non ci sono macchine da nominare. Tra poco la seconda parte nello zoo. Fast and Furibond. Fast and Furibond. Mezzanotte è appena scoccata. L'asfalto è unto come un fish and croc della Findus. Il cielo è stellato e la luna illumina il percorso mortale dei due sfidanti. Ecco, ecco. Stanno arrivando. Stanno arrivando. Uno. Leo. Cioccato. Ciao. Allora sei pronto per prendere la faccia? Non fare il buffone. Non fare il pagliaccio. Mettiti al volante. Facci vedere chi sei. Io sono capace. Ma di cosa volare. Sei? Chi sì? Tu sei a Canaria. Chi sì? Tu sei mamma. Brian è vestito di pelle. Ha i guantini da corridore di Formula 1. Il casco con le fiamme e le scarpette da rally. Cazzo. Però, che figo. Sembra un divano della Frau. Il suo sfidante, un certo Michael Schumacher. No! È in canotte e ciabatte. Sì. E sembra essere tranquillo come una Pasqua. Ormai. Dai, sfigato! Vincerò! Vincerò! No! Vincerò! Asso! I motori iniziano a rombare. Il sudore freddo inizia a colare dalle fronti perlate dei due piloti. In gioco la loro fama, il loro orgoglio, la loro vita e la loro vita. Solo uno dei due attraverserà indenne il traguardo. Dai, dai, che vinco io! Puntate finché non so, devo passare io! Vinco io! Vai via! Ouch! Le auto sfrecciano per la Paulese. Brian sembra avere la meglio. Cazzo, guarda che manovra! Michael rimane leggermente indietro, ma... Ma cosa sta facendo? Michael Schumacher si sta fumando una sigaretta. Come? Parla al cellulare e guida con una mano sola. No. Ma che cazzo pensa di essere? Solito buffone da quattro soldi. Ma come, Schumacher? Che cazzo sono quelle ragazze? Chi sono quelle ragazze lì? Come? Cosa fa Brian? Sta rallentando. No! Oh, cane, vuoi vedere che questo avranno bisogno di aiuto adesso? Vuoi vedere? Fammi vedere, No. Aspetta. Mi fermo a dare una mano. Vediamo se mi... Oh, adesso che posso fare qualche cosa. Ma come sono... No, Brian, non farti ingannare dalle bottanazze. Quelle ti vogliono fregare. Mi ha messo il torello per distrarti. No, Brian. No. Ciao ragazze, che succede? Ciao bello, che carino. Prima di fare l'amore? Io sto facendo una gara. Dai, gara dopo. Prima sesso. No. Come sei bello. Aspetta, non farmi emozionare, che io ho il cuore debole. Poi da che scoppi e poi vengo a me, hai capito? No. Brian, che cazzo fai? Ma sì, tanto sono in vantaggio, che cazzo me ne frega. Ma no! Dai, mettiti qua. Coglione, eri in vantaggio. Dai, sto trovando. Arrivo prima, un secondo, anche te. Aspetta, fermati. Però che ammucchiata. Come? Quasi. No. Mi ci butto anch'io. No. Ehi, raga, aspettate che mi infilo il preservativo. No. Sono arrivato. Minchia, che gara corta che hai fatto. Ma vale per tre, però. Fast and Furibond. Anche nei film Leone duri poco, incredibile. Quando duri poco? Sono stato 3 ore. Ma che 3 ore? È durato 3 secondi. Domanda la tua fidanzata. No! Per vedere il film di Leone che tromba, basta un popcorn.